Quindi mi raccomando, divertitevi perché il percorso è molto bello. Grazie. Grazie. Sa quelli che vanno. Arrivate a Castel Arquato. Nettare a profusione. Oh, un po' di discesa. Salita con la nebbia e discesa col sole, fantastico. Riprende. Dai, andata. Un po' di salita, spinta obbligata. Questa struttura abbandonata termina la prima giornata di questa Emilia Grave. 140 km, 2000 metri di dislivello. Sala Baganza, 6 della mattina, secondo giorno di Emilia Grave. Si parte. Mi ha messo
tagliato, che voi mettete lì una cinta del 14%, non è permesso, ti sei preso questo permesso. No, ma che avete messo lì una cinta del 14%, no? No, sì, oggi, abbiamo... oggi tagliato vieni che c'è da mangiare e da bere. No, mangiare ce l'ho, piuttosto un po' da. Sì. E con la pietra di Bismantova sullo sfondo termina la seconda giornata di queste miglia gravel. 106 km e 2800 metri di dislivello. È iniziato il terzo e ultimo giorno di questa miglia gravel, ovviamente con salita assassina, tanto per scaldare la gamba. Il controsole. Finalmente eccoci a Reggio Emilia. Eccoci arrivati a Correggio. Andi. Arrivati a destinazione. Olè! È fatta! E Mortadella finisce la terza giornata di questa miglia gravel. 85 km e solo 1000 metri di dislivello. Perché partecipare alle miglia gravel? Non è un giro ad anello, si pedala per 300 erotti chilometri con 5000 erotti metri di dislivello. Diciamo metà su asfalto e il resto su sterrati di varia natura, dalla strada erbosa alla piccola pietraia con qualche guado e causa piogge notturne con un po' tanto fango. Per gli amanti del portage le occasioni non mancano. Quindi un'esperienza da dimenticare? Direi proprio di no, anzi da ripetere l'anno prossimo e per più ragioni. L'organizzazione è impeccabile ed è tangibile la passione e l'impegno profuso per la riuscita dell'evento. Si potrebbe dire che il partecipante viene quasi coccolato. La traccia è sì impegnativa, ma ben disegnata, mai monotona. La bellezza dell'Appennino è avvolgente, sorprendente, e grazie alla bicicletta diventa un'esperienza immersiva a 360 gradi. L'ottima accoglienza ricevuta durante tutto il tragitto e la proverbiale offerta culinaria, che lo sforzo giornaliero permette di assaporare pienamente. Non per ultimo la compagnia dei 70 impavidi che hanno partecipato alle miglia gravel, colorando e movimentando le strade emiliane, ed il pacco gara, col portadocumenti impermeabile, il boccale commemorativo e la calamita da finisher. Ogni prossima birretta casalinga sarà motivo di ricordo. Quindi, alla prossima Emilia Gravel!